Due pacchi di massa M1 uguale 4,6 kg e massa 2 uguale 2,4 kg sono sospesi ai due estremi di una corda che passa su una carrucola. Questo dispositivo è noto con il nome di macchina Atwood. Trascura la massa della corda e assumi che la carrucola sia ideale. Con quale accelerazione si muovono i due pacchi? Quanto vale la tensione della corda? Bene, come prima cosa scriviamo il diagramma delle forze che agiscono sulla massa M1 e la massa M2. Sappiamo che sulla massa M1 agisce la forza 1 e la tensione del filo T1, mentre sulla massa M2 agisce la forza F2, che dipende dalla massa e dall'accelerazione di gravità, e la tensione del filo T2. Consideriamo un sistema di riferimento perpendicolare e come moto ipotetico quello che porta la massa 1 verso il basso e la massa 2 verso l'alto. Scriviamo adesso le equazioni delle forze che entrano in gioco. Quindi scriveremo F1 più T1 uguale F1 totale. Che vorrebbe dire, scrivendo la proiezione di questo sistema, di questi vettori su il nostro riferimento cartesiano e considerando la direzione verso il basso come movimento, che F1 meno T1, perché il verso della tensione è contrario al verso del movimento e rispetto al nostro sistema di riferimento cartesiano, uguale M1 per A, perché la somma delle forze mi darà comunque un'accelerazione. Stessa cosa facciamo per la massa 2, F2 più T2 uguale F2 T, in termini vettoriali, togliendo i vettori, scrivendo le proiezioni, avremo che F2 rivolta verso il basso, quindi F2, T2 rivolta verso l'alto, quindi contrario al nostro riferimento, quindi meno T2, uguale, se abbiamo detto la risultante della somma delle forze F2 e T2 mi genera un movimento verso l'alto, genererà un movimento contrario al nostro sistema di riferimento cartesiano, quindi meno m2a. Le due accelerazioni ovviamente sono uguali, in quanto sono masse che si muovono l'una collegata all'altra. Ricordiamo anche che la tensione del filo 1 è uguale alla tensione del filo 2. Mettendo a sistema queste informazioni, possiamo cambiare di segno alla seconda relazione e sommarla con la prima. Quindi otterremo che le due tensioni, quella T1 e quella T2, si andranno ad eliminare in quanto avranno un segno opposto e dello stesso valore, quindi scriveremo F1 meno T1 meno F2 più T2 uguale M1 A più M2 A. E riscriviamo F2 meno T2 è uguale a meno M2A,
e T1 uguale T2 uguale a T. Quindi nella prima relazione il valore della tensione lo possiamo cancellare. Al posto di F1 e di F2 scriviamo i riferimenti con le masse e quindi M1G, perché l'accelerazione è quella di gravità, meno M2G uguale M1 più M2 per A. Continuando questa relazione, avremo che A uguale M1 meno M2 fratto M1 più M2 per G. Possiamo sostituire i valori che conosciamo per determinare l'accelerazione del sistema e quindi rispondere alla prima domanda: con quale accelerazione si muovono i due pacchi? Quindi uguale 4,6 meno 2,4 diviso 4,6 più 2,4 per 9,8 uguale a 2,2 diviso 7 per 9,8 uguale 3,08, che possiamo scrivere anche come 3,1 metri fratto secondo quadrato. Questa è la prima risposta al problema. La seconda risposta invece la scriviamo come M2G meno T2 è uguale a meno M2A. Quindi possiamo scrivere che T2, che è uguale anche a T, cioè la tensione del filo, uguale a M2 che moltiplica G più A. Uguale, sostituendo i valori, 2,4 che moltiplica 9,8 più 3,1 uguale a 30,96, che possiamo scrivere come 31 newton.